Anche per noi, come per tutti gli aquilani, è importante riaprire una sede prestigiosa nel cuore del centro storico. Parola di Tito Boeri, il presidente nazionale dell'INPS, che ha cominciato la sua giornata aquilana partecipando come ospite d'onore alla cerimonia di avvio dei lavori di ristrutturazione della storica sede della direzione regionale INPS, su Corso Federico II, distrutta dal sisma del 2009. Il palazzo, pregiato esempio dell'architettura del ventennio, questo prevede l'appalto affidato alle imprese molisane Indaco e Califel, dovrà essere restaurato e riqualificato in 16 mesi con un intervento dal costo di 5,1 milioni di euro. Si vede che è una città che avrà un futuro, si vede dei cantieri che ci sono, poi ha aggiunto Boeri guardandosi intorno. Questo fa ben sperare anche per l'arrivo di persone da fuori, anche di nuovi pensionati. Il sistema pensionistico si regge sull'equità. Chi oggi lavora e paga le pensioni alla vecchia generazione lo fa nell'aspettativa che quando verrà il suo turno sia trattato nello stesso modo. Su questa consapevolezza ribadita dal presidente nazionale Tito Boeri si basa anche l'operazione Trasparenza rappresentata al bilancio sociale dell'INPS Abruzzo, illustrato oggi a Palazzo Silone all'Aquila. Nocciolando i numeri si scopre che ammontano a 4,6 miliardi le prestazioni erogate nel 2014 a 427 mila pensionati. E anche però che solo l'11% dei pensionati percepisce assegni superiori a 800 euro, mentre l'importo medio delle pensioni di anzianità si attesta ai 600 euro, ancor meno per le donne. L'equità è data anche da quanto un lavoratore ha versato, sottolinea il presidente regionale INPS Enrico Paone, e dunque andrebbero sanate alcune iniquità, ad esempio i ricchi vitalizi dei parlamentari e degli ex consiglieri regionali. Ed è proprio in nome di una maggiore equità che Boeri, anche all'Aquila, rilancia la proposta del reddito minimo garantito da 600 euro mensili per gli over 55. Milioni di precari avranno una pensione. Noi abbiamo dato la possibilità a tutti i giovani, ai lavoratori precari, perché sono soprattutto giovani che sono lavoratori precari, di poter simulare la loro pensione futura. Quindi la risposta ce l'hanno loro guardando la loro situazione individuale. È deprimente come risposta? Non è una situazione così deprimente, certamente per molti la situazione è difficile, però anche queste persone che hanno poi visto che la pensione sarà bassa, che hanno dovuto rivedere a ribasso le loro aspettative, ci hanno ringraziato per il servizio offerto. E gli interventi che noi abbiamo prospettato e proposto vanno proprio nella direzione di aiutare i giovani, perché facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, rendono la loro situazione in futuro, la proteggono perché creano un reddito minimo dai 55 anni in su.